Queste son le mie manine, presto via non ci son più. Queste son le farfalline, volan via non ci son più. Bimbi, ma ve la ricordate questa canzone? La cantavamo spesso a scuola. Ho pensato a questa canzone perché dobbiamo preparare insieme il lavoretto per la festa della mamma. E adesso capirete perché ho pensato a questa canzone. Allora, se le mamme sono vicine a voi, dovete mandarle via, perché deve essere una sorpresa. Questa volta il lavoretto bisogna prepararlo con il papà. Siete pronti? Eccolo qua. Guardate un po' le impronte delle vostre manine. Un bel mazzolino di fiori fatto con le vostre mani. E sotto scriveremo auguri mamma e legheremo il mazzo con un bel fiocco. Allora, siamo pronti per iniziare? Vediamo cosa ci serve. Ci serve un foglio A4. Io l'ho usato più grande perché le mani della maestra Lorena sono grandi, ma le vostre manine sono tenere e piccoline. Quindi basterà un foglio A4 o un cartoncino. Poi servirà un nastro, io l'ho già preparato, chiuso a fiocchetto. Servirà della tempera di due colori. Io ho scelto l'azzurro e il rosa, ma voi potete scegliere i colori che volete, ok? Poi serve l'acquarello, il colore verde per fare il gambo dei fiori, e la colla ve l'ho già detta, basta, ok? Allora, iniziamo. Io prendo un cartoncino adesso, un foglio grande non ce l'ho, prendo un cartoncino grande così, e inizio col colorarmi la mano sinistra. Vediamo un po'. Prendo il colore azzurro e inizio a colorare tutta la mano. Mi raccomando, stendete bene il colore su tutta la mano, perché altrimenti l'impronta poi non riesce, ok? Quindi mi raccomando, mettete bene il colore dappertutto. Fa un po' di solletico, bimbi? Guardate la mia mano, com'è bella azzurra. Ok, direi che adesso l'ho messo dappertutto. E posso stampare qua in alto. Ok, ci siamo. Prima di lavarmi la mano, stampo anche un altro fiore qui. Quindi adesso metto ancora il colore e stampo un'altra mano. Eccomi qua pronta per stampare un'altra mano. Qua. Direi perfetto. Adesso, bimbi, mi vado a lavare la mano, e poi stampiamo con l'altro colore. Eccomi qua, andiamo a stampare adesso con il colore rosa, l'altra mano, dicevamo. Io faccio un po' più fatica perché io sono abituata ad usare la destra e quindi usare la sinistra per colorare per me è complicato. Ma per voi sarà più semplice perché vi farete aiutare dal papà, ok? Ecco, quasi ci siamo. Bimbi, guardate, per spalmare bene faccio anche un po' così, come se mi dovessi mettere la crema. E adesso vado a stampare un fiore rosa qua in alto. Ok, metto ancora la tempera e poi ne stampo un altro. Spalmiamo bene. Stampare! Ok, adesso mi lavo la mano e poi vi faccio vedere il risultato. Eccomi qua, mani pulite. Questo è il risultato. Finora abbiamo fatto le impronte delle nostre mani. Adesso prendo un po' di acquarello verde e faccio il gambo dei fiori, bimbi, va bene? Uno qui, guardate, un altro qui. Un altro scende da qua e un altro da qua. Ogni fiore ovviamente ha il suo gambo, sono quattro fiori e devono essere quattro gambi, d'accordo? Mi raccomando. Ecco qua, vedete che ho fatto il gambo verde? A questo punto dobbiamo attaccare sotto il fiocco. Io ho la colla a caldo per fare in fretta,
la metto qua prima, fatemi rifinire bene i gambi qua sotto, perché sennò se ne vede uno solo, invece è giusto che si vedano tutti e quattro. Metto un pochino di colla a caldo e attacco il fiocco. A questo punto con un pennarello rosso scrivo auguri. Mamma, con un punto esclamativo e con un bel cuoricino. Ah, non è mica finita qui, guardate, siamo a questo punto, però dobbiamo mettere all'interno dell'impronta delle mani, dobbiamo farla asciugare bene e poi dobbiamo mettere un cuoricino proprio qua all'interno. Allora adesso soffio un po', faccio asciugare un po' la tempera e poi torno e facciamo il cuoricino. Eccomi qua, prendo l'acquarello rosso e disegno dei cuoricini all'interno di ogni manina. Potete anche farli sulla carta colorata rossa, se preferite. Prendete la carta rossa e li disegnate, li ritagliate e poi li attaccate. Non è difficile disegnare i cuoricini, secondo me siete capaci. Se non ci riuscite, vi fate aiutare dal papà e poi voi li colorate, giusto? Coloriamo meglio questo che è rimasto un po' sbiadito. Ok, direi che ci siamo. Guardate un po', auguri mamma, le manine con dentro i cuoricini che formano un bel mazzolino di fiori. E adesso, nel prossimo video, impariamo la poesia. Ciao bimbi!